Le immagini che hanno segnato il 2015 sono soprattutto quelle dei migranti, fughe disperate ai confini dell'Europa attraverso il Mediterraneo, il deserto e lungo interminabili rotte attraverso i Balcani. Noi vogliamo tornare a quegli istanti e ricordare quanto accaduto ai confini dell'Europa e lungo i confini del nostro paese. E allora per farlo abbiamo in studio qui con noi Tareq Ebrihan del Comitato 3 Ottobre. Benvenuto Tareq. Grazie. E abbiamo in collegamento da Bologna il professor Francesco Strazzari della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, Tareq, lei è di origine eritrea, ha avuto un viaggio difficilissimo che lo ha portato in Italia nel 2005. Prima però è stato nei campi profughi in Sudan e in prigione in Libia. Ci vuole raccontare il suo viaggio? È stato un viaggio molto difficile, ho impiegato più di oltre 4-5 anni per raggiungere l'Europa. Solo 4 anni ho vissuto in carceri o nei centri di detenzione, sono anche nelle case dei trafficanti. Neanche scappare non vuol dire preparare la valigia e anche partire, no? Ci vogliono circa 8-9 mesi per preparare la fuga dal paese di origine. Spesso in Eritrea, noi, se esci dal paese irregolare, viene considerato anche traditore del paese, subisce delle condanne molto forti. Non puoi anche circolare dentro il paese liberamente. Per spostarti da una città a un'altra città ti serve un visto, no? Non puoi andare senza autorizzazione dell'autorità. E poi, una volta tu scappi nel paese, affidi la tua vita ai trafficanti. Tu lo sai benissimo: 8 su 10 non raggiungono l'Europa. Spesso io quando facevo il deserto, ogni volta il mio pensiero pensavo: Dio, se mi voleva uccidere nel mare, non nel deserto, perché una parte soffri molto, perché sono due strade per raggiungere l'Europa, uno attraverso il deserto, l'altro attraverso il Sinai in Egitto, e quello finisce nel mercato nero e spesso ti rubano i tuoi organi. Se invece con te la tua moglie o la tua sorella o tua madre, alla volta le vengono stuprate davanti ai tuoi occhi, non hai mai il coraggio di guardarle in faccia. E spesso in questo momento ci raccontano i ragazzi di propria storia attualmente, spesso vengono anche sgozzati i mariti davanti alle loro mogli. Sono le storie di queste persone, alla volta fa anche difficile raccontarli. Spesso la gente non vuole ascoltare, cioè, c'è questo egoismo molto forte, più forte di tutti. E quando vediamo, io ho provato 2 volte nel Mediterraneo, una volta sono respinto indietro dai maltesi, la seconda volta tutti i miei compagni del primo viaggio, di loro sono pochi sopravvissuti, sono pochi sono riusciti a raggiungere con me in Europa. Per questo noi diciamo sempre, parliamo di storie. Persone sono costretti, hanno le chiavi di casa, la casa non esiste, proprio non esiste. Non è perché io non voglio stare nel mio paese, noi abbiamo servizio militare a vita, non c'è un limite di 4, 5, 6 anni, 20 anni. Alcuni dicono: ok, va bene, noi lo facciamo questo servizio militare, sottopagato, ti portano a costruire strade. E questo è noi quello che vogliamo raccontare, la realtà. Prima che giudicare queste persone, dobbiamo almeno ascoltare chi sono. Se noi abbiamo visto quest'anno oltre 3.800 persone sono morte nel Mediterraneo, la maggior parte di loro sono donne e bambini, sono donne e bambini. Il 99% delle donne venivano stuprati alla volta dai loro connazionali, dai trafficanti, da tutti. Sono vittime, parliamo di vittime persone. Persone vogliono la mattina uscire, accompagnare i figli a casa, la sera tornare. Persone cercano sicurezza, non cercano l'Europa o cercano l'Italia. Persone cercano serenità. Per questo io sono di quello. Dal 1º maggio invece sono diventato cittadino europeo, adesso posso girare ovunque, sono un uomo libero. Ed è una storia drammatica quella che ci ha raccontato, una storia drammatica che coinvolge anche i bambini. E vorrei far vedere subito una delle immagini più forti di questo 2015, quello del piccolo Elan Kurdi, ritrovato così su una spiaggia vicino a Bodrum in Turchia. La sua famiglia aveva tentato una traversata con una piccola imbarcazione gonfiabile. Che effetto le fa questa immagine, Tareq? Immagini sono sogni, sogni di tanti bambini, continuano a morire tanti bambini, abbiamo visto nelle ultime settimane tanti bambini abbiamo persi, sono guardati, sono bambini, non si rendono conto, e con me che non c'erano bambini, non si rendono conto del pericolo, del viaggio, c'è un genitore.
responsabilità più forte al di là. Quando io vedevo i genitori prendevano i loro figli, la prima cosa, non disposti a morire per mettere in sicurezza questi figli, cioè, questi bambini spesso venivano stuprati, venivano rubati, venivano come dicono, venivano addestrati per fare gli attentati. Sono bambini piccoli, sono innocenti, però a chi devono bussare la porta queste persone? A chi devono andare a bussare le porte? Cioè, noi continuiamo a contare le morte, e adesso siamo in pieno inverno, non solo affrontano il mare, il deserto, affrontano anche il freddo, cioè questa gente senza case, senza nulla, cioè parliamo, e questa è la storia di queste persone. Abbiamo anche difficoltà di raccontarle, talmente siamo diventate così forti, abbiamo questi muri. La difficoltà di raccontarle, e queste poi diventano infatti immagini simboliche. Allora vorrei andare dal professor Strazzari, perché quella che abbiamo visto è una foto diventata ormai un simbolo, ma ci sono altre immagini che raccontano storie di bimbi che nessuno vorrebbe raccontare, immagini che ogni volta ci domandiamo se sia giusto mostrare. Lei, professore, come la pensa su questo? Credo che la realtà vada guardata negli occhi, in questo caso come in nessun altro. E il motivo è che i bambini scuotono le nostre coscienze, interrogano il nostro sentimento più profondo di che cosa significhi umanità nelle vicende controverse in cui è sviluppato il Mediterraneo in questi anni. Ma soprattutto vorrei ricordare come solo una quindicina d'anni fa eravamo tutti mobilitati, gli stati in particolare, per un ponte che portasse i rifugiati, i profughi del Kosovo, una guerra ben più piccola della guerra in Siria oggi, delle guerre del Medio Oriente, che però produsse circa 1 milione di profughi, tanti quanti ne sono arrivati in Europa quest'anno da tutta l'area di vicinato. Ebbene, tutti fummo mobilitati per dei corridoi umanitari, con aerei, con una legge che venne adottata addirittura in Italia proprio per le guerre e i profughi dell'ex Jugoslavia. Nulla di tutto questo sta avvenendo. Quello che avviene invece è qualcosa di diverso, che ormai i bambini come Aylan Kurdi, che vengono trovati morti, distesi, invece che incontrare la protezione, arrivano come fotografie nei nostri account di social media. Ebbene, sono decine ad oggi, li contiamo a decine, e non si fermeranno perché decidiamo di non mostrarli. E invece dall'altra parte abbiamo capi di Stato che vantano l'altezza delle barriere che stiamo erigendo e rispetto alle quali nessuno riesce più a bussare. E quindi è importante, se facciamo vedere i capi di Stato, i cosiddetti confini fortificati, far vedere anche il prezzo che questi fortini hanno, professore, sono le morti in mare. La interrompo proprio perché vorrei farle vedere una foto di cui in un certo senso parlava. È un'immagine che mostra il premier britannico Cameron assieme al premier bulgaro, e sono davanti a una delle barriere state quest'anno, quella in particolare tra la Bulgaria e la Turchia. E questa, come citava lei poco fa, non è l'unica barriera eretta nel 2015. Quali sono i risultati? I risultati sono alcune migliaia di morti affogati in uno specchio di mare che è piccolissimo rispetto al Mediterraneo che separa la Libia dall'Italia. Stiamo parlando dei confini tra la Turchia, il Mar Nero da una parte, e le isole greche dell'Egeo. Nessuno va a soccorrere in mare, e queste linee fortificate decretano di fatto abusi. Ci sono già più di un rapporto di organizzazioni non governative che racconta come la polizia bulgara abbia abusato dei rifugiati che cercano di attraversare il paese. Ma la cosa più incredibile forse di questa foto è vedere il premier britannico Cameron, che da una parte dichiara il suo paese un paese cristiano e dall'altra parte va a complimentarsi in questa passeggiata romantica con l'altro leader di un paese cristiano, il premier bulgaro Borisov, i quali, insomma, in questi giorni abbiamo sentito i più importanti esponenti del mondo cristiano ricordare come Cristo nacque in una mangiatoia, in una grotta, perché da rifugiato non trovava asilo da nessuna parte. Insomma, questa storia della cristianità evidentemente se la stanno dimenticando, ed è importante far vedere quello che davvero avviene. È importante, anche se questo è qualcosa che molti non vorrebbero vedere in questo momento. Senta, le chiedo a livello europeo di fare un breve bilancio, professore, dei passi che sono stati compiuti davvero quest'anno proprio per arginare questa crisi migratoria.
Beh, l'anno è iniziato con le orrendi naufragi nel Mediterraneo, al largo delle coste della Libia, e poi è andato avanti con una risposta da parte dell'Unione Europea che ha portato a una nuova agenda per le migrazioni, nuove politiche che cercheranno e cercano di contrastare l'azione, il business model, come viene definito, degli scafisti, dei trafficanti, ma dall'altra parte anche di rafforzare i meccanismi del diritto e quindi anche di capire, filtrare chi ha diritto e chi non ha diritto. È stato varato dunque un modello che viene chiamato il modello degli hotspot. L'Italia ne ha uno per adesso formale, Lampedusa, ma ne nasceranno altri in Puglia e in Sicilia, che dovrebbe in qualche misura vedere funzionari da Bruxelles che arrivano e aiutano nel uniformare le politiche e poi anche dovrebbero portare alla cosiddetta rilocalizzazione, cioè al fatto che quei rifugiati, richiedenti asilo e migranti che arrivano in eccesso rispetto alle quote che spetterebbero all'Italia dovrebbero essere poi trasferite in altri paesi, altrove, lontani dal Mediterraneo, cosa che non sta avvenendo. Sono 184 solo coloro che sono stati ritrasferiti sui 40.000 che ci si aspetta nel giro di 2 anni. E allora di questo parleremo ancora tra poco. Vorrei tornare ora in studio da Tarek per parlare della situazione in particolare sulle nostre coste, in particolare in Sicilia. Le chiedo di raccontarci la sua esperienza anche con un aneddoto, con un'immagine che le è rimasta particolarmente in mente. L'immagine sono rimasti i lavori della Guardia Costiera, li fanno ogni giorno, però quelle che noi vediamo a livello nazionale non hanno un supporto, non hanno un piano. Io ho lavorato ogni giorno, ascolto le storie, spesso storie molto forti, ti rimangono l'immagine, vedo anche quelli piccoli, o il dirigente della Costura, o anche la Guardia Costiera, la Marina Militare, da loro piccoli lavorano, però quelle che manca una legge organica sull'asilo, ma manca anche un piano di progetto a lungo termine. Per questo noi vediamo questa ondata, alle volte noi diciamo un'emergenza, in realtà non è un'emergenza, se noi annualmente entrano su 40, 50, 100.000 persone, dobbiamo già adeguare, cioè vuol dire se a me quest'anno sono arrivate a circa 300 o 400.000 persone, io per l'anno prossimo mi dovrei già adeguare il sistema a 400.000 persone. Per questo alla volta anche se la Sicilia è anche stanca, vede la gente, sì, sono generose, vogliono aiutare le persone, da una parte sono anche abbandonati, cioè non hanno in grado di accogliere 400 o 300.000 persone, vuol dire ci vuole anche una solidarietà a livello regionale, come in regione del nord spesso si mettono i muri a quelli del sud, al sud dici quella, cioè bisogna lavorare seriamente, bisogna mettere piano forte a lungo termine per avere risultati, cioè qual è il nostro piano internazionale? È migliorare la condizione dei centri di accoglienza per mettere un piano di integrazione. Noi ad oggi non abbiamo un vero anche piano di integrazione a queste persone vengono, persone hanno perso tutte quelle che hanno, le case, le mogli, i figli, cioè bisogna di un'assistenza, almeno una prima assistenza, cioè il modo noi supportiamo per integrare nel nostro sistema, cioè spiegare, se noi per prima non abbiamo una legge organica, cioè non bisogna inventare un sistema nuovo, basta andare, se noi vediamo in Germania arrivano circa 500.000 persone all'anno, cioè vediamo vedere quale sistema esiste, andiamo in Francia, andiamo in altri paesi, copiamo il sistema. Se noi andiamo in Sicilia, una volta in Sicilia, se noi andiamo in Estate... Perché manca, secondo lei, una legge organica. Sì, ci vuole una legge organica, ci vuole un progetto serio a lungo termine. Non possiamo più continuare a lavorare nell'emergenza. Io da qui, da 10 anni, sempre si incrementa, sempre si aumenta l'immigrazione, sempre diminuiscono. Se io già sono, una cosa matematica, se io già so ogni anno si aumentano, mi dovrei preparare a queste persone. Quando anche vado in Europa, deve dare un messaggio molto chiaro. Io non devo aspettare l'Europa, mi deve dare l'indicazione, io devo andare io a proporlo, perché sono io il primo paese che subisco di tutto, come abbiamo visto. Io mi sento una volta, sono lampedusano, quando vedo a Lampedusa, sono una volta lampedusano, vittima della politica, vittima dell'immigrazione, che da una parte arrivano, da una parte vedi i politici vanno in campagna su Lampedusa. Tarek, la interrompo perché vorrei, prima di chiudere, far vedere un'altra foto. C'è una foto che Strazzari, professore, lei voleva commentare, che ci porta a Cizre, nel sud della Turchia, e mostra dei genitori di fronte al corpo della loro figlia di 13 anni, uccisa dai colpi
corpi dei blindati turchi e la Turchia, quella che doveva essere l'alleato dell'Occidente nella crisi siriana e nella crisi migratoria. Vorrei commentare proprio con lei questa immagine, professore. Sì, ancora una volta è un'immagine di un'infanzia che viene colpita mentre gioca nel cortile di casa, intrappolata tra le guerre e il tentativo di fuggirle. Qua abbiamo davanti una bambina che è stata seppellita nel freezer di casa. Sono particolari orrendi, ma vanno raccontati perché è la storia che la madre ha raccontato ed è una storia che è stata dapprima dai media, anche in Turchia, come dire, negata, no? Perché la prima reazione è sempre dire: questo è avvenuto altrove, queste sono foto di Gaza, non può avvenire in Turchia che è un paese della NATO. E invece la verità purtroppo è che questo è avvenuto e che questa ragazzina stava giocando, la madre nella foto che vedete sta cercando di preservarne il corpo perché non solo la vita quotidiana è sospesa in questo momento nel sud della Turchia dove sono in corso operazioni cosiddette antiterrorismo, ma anche la morte quotidiana. Non è possibile in questo caso celebrare il funerale, alla fine è stato fatto con bandiere bianche perché si temeva un attacco. E la bambina viene curata, viene trattata con del ghiaccio perché il corpo possa preservarsi, viene seppellita in un freezer in casa con una bandiera con i versi del Corano così come ultimo saluto. Queste sono immagini strazianti che ci ricordano però come la condizione dell'infanzia tutto intorno all'Europa sia in una situazione non più tollerabile, che deve essere affrontata senza le ipocrisie che stiamo vedendo. E allora la ringrazio, professor Strazzari, per essere stato con noi. Grazie anche a Tarek Ebrahan. Grazie a voi. Per averci aiutato a capire meglio l'immigrazione che è sempre prepotentemente in primo piano. E però nel nostro giornale...